Io veramente vi do con molta convinzione tutta la nostra simpatia, la nostra partecipazione in questa riflessione che raccoglie, come è stato detto, una realtà già molto avanti. Credo che qualche un annetto fa c'è stato un convegno, mi sembra, alla CISL sul problema che ancora gli stipendi non sono uguali e che una donna guadagna di meno. Era anche una riflessione che anche Papa Francesco aveva ripreso scandalizzando, dicendo ancora la varia opportunità, almeno sul fatto che il lavoro è lo stesso e deve avere la stessa retribuzione, invece c'è appunto una differenza non irrilevante, non irrilevante. Siamo appunto, come diceva giustamente Alberto Vacchi, che lo ringrazio, siamo effettivamente in una delle zone più virtuose e questo può diventare motivo per fermarsi, per un qualche compiacimento, e un po' fa anche bene. Non so qual è la differenza fra l'amor proprio e l'egoismo, ma c'è differenza. Se uno non c'è amor proprio, mia madre mi ha sempre detto, Luca, in giro con lo straccione, non c'è amor proprio, poi dovrebbe pensare, invece, dobbiamo averci, anche il compiacimento, nel senso di dire, effettivamente siamo in una delle zone più virtuose, in cui certe riflessioni, direi, ormai hanno una maturazione, ma questo diventa responsabilità, sia perché ancora ci sono delle differenze notevoli. Per esempio, appunto, il discorso della retribuzione, oppure quella differenza, il problema tra l'uguaglianza e la differenza, perché appunto se uno fa il doppio lavoro forse qualche problema in più, qualche sostegno in più ce lo deve avere. Per cui credo davvero che siamo molto vicini, una riflessione che vuol dire spendere quella realtà virtuosa che per fortuna è frutto di tanto sforzo, di tanta intelligenza, di tanta capacità di dialogo, di incontro, di concertazione, che credo che è uno dei segreti, direi, di quello che anche Papa Francesco ha chiamato un po' il sistema Emilia, però dobbiamo guardare avanti alle nuove sfide, anche a non fermarsi, perché dell'ultima cosa che vorrei dire, Alberto ha finito parlando della persona. E non c'è dubbio, è chiaro che al centro, nella preoccupazione della dottrina sociale della Chiesa, al centro c'è comunque sempre la persona, e in questo aggiungerei la famiglia, perché è chiaro che la famiglia è la cellula della nostra vita comune, e qualche volta le difficoltà minano, condizionano la vita familiare, con tutte le conseguenze che con questo comporta. C'era uscito l'altro giorno i dati Istat, in cui peraltro il 31% dei nuclei familiari a livello nazionale è composto da una persona, credo che anche a Bologna siamo più o meno in questa media, anche nella nostra regione. L'altro dato che mi aveva molto colpito era che il 13%, quindi sono dati Istat, non è, potremmo dire, un campione molto rilevante dal dato nazionale, il 13% non sa a chi chiedere aiuto, cioè il 13% degli italiani non ha nessuno a cui chiedere aiuto, che effettivamente è molto. Allora dobbiamo garantire tutti che ci siano delle risposte per cui non ci sia bisogno perlomeno, ecco, di chiedere aiuto, e in questo senso credo che la riflessione che voi raccogliete oggi e che rilanciate, senz'altro va in questa direzione, per cui al centro la persona e la famiglia o la rete familiare, che è quella che può permettere una vita davvero degna e pienamente umana, come deve essere tutto, dal lavoro a quello che noi facciamo fuori dal lavoro. Quindi grazie della riflessione.